Buongiorno, vi do il benvenuto a Bologna in Lettere. Io sono Alessandro Brusa e mi occupo oggi sarò in verità qui in dialogo con Mariangela Guatteri per Benway Series. Infatti questo fa parte di una serie di incontri che noi abbiamo, che noi abbiamo deciso di avere nella nostra programmazione con le case editrici che si occupano di poesia. Quindi abbiamo qui Mariangela Guatteri, che saluto. Ciao Mariangela. Ciao Alessandro, buongiorno. Buongiorno. E parliamo quindi di Benway Series. Innanzitutto la prima domanda, quella più semplice, più immediata, è come siete nati, qui poi seguirà un'altra domanda che è dove siete arrivati, ma adesso una per volta, così intanto da inquadrare la vostra storia e poi approfondiremo quello che c'è tra questi due estremi. Quindi come siete nati? Allora, siamo nati un po' di anni fa, diciamo tra il 2012 e il 2013. È un progetto che nasce, è un progetto editoriale, intanto è una collana di libri che attualmente, di cui attualmente ci occupiamo io e Giulio Marzaioli. Però è nata da un'idea di Marco Giovenale, mia e Michele Zaffarano e poi anche è entrato subito Giulio Marzaioli. Parliamo degli anni, il 2013 in particolare, in cui organizziamo qui ad Albinea, dove io risiedo, Exit Materiali Fuori Contesto, una rassegna di 3 giorni che insomma molti che ci seguono e seguono anche Bologna in Lettere conoscono, hanno sentito, in cui si ritrovarono una serie di autori italiani e stranieri, appunto invitati da me, Marco, Michele e Giulio, e all'interno di questo evento, battezzato come un evento che raccoglieva le cosiddette scritture di ricerca, venne messo a disposizione, così venne citato, il primo libro della Benway Series, il libro di Corrado Costa, La soddisfazione letteraria. Ecco, Benway Series, che comunque non ha una sede fisica, non è a Reggio Emilia, Albinea sta in provincia di Reggio Emilia, e nemmeno a Roma, dove risiede Giulio Marzaioli. E ha un editore, diciamo, che sta in provincia di Parma, a Colorno. Però diciamo che la sede operativa è emiliana, quindi Corrado Costa lo era, e diciamo che abbiamo esordito con questo primo libro. Nasce da un'esperienza quindi collettiva, magari approfondiremo dopo questo discorso perché è importante, e nasce così da un'esigenza di pubblicare degli autori, dei testi che non trovavano spazio nell'editoria italiana. Corrado Costa però, era... Subito, secondo te perché non trovavano spazio? Ma non sui singoli testi, chiaramente. Sì. Quello che voi avete scelto, quella che è la vostra linea editoriale, perché altrimenti non trova spazio nella scena editoriale italiana? Forse mainstream, se vogliamo usare questo termine. Certo, perché evidentemente sono titoli che non vendono a sufficienza. E allora la seconda domanda è perché sono titoli che non vendono a sufficienza e qual è questa sufficienza? Qual è questa massa critica? Ottimo punto questo, qual è la massa critica? La massa critica è stato un concetto, è un concetto importante, insomma, per il mercato, diciamo che bisogna fare i conti quando si investono dei soldi in quello che poi può ritornare, perché i soldi possono anche non rientrare. Ma è una domanda interessante, perché non tanto per, ovviamente non ho risposte da dirti, una risposta precisa sul fatto perché non si pubblicano certi libri, lo sappiamo un po' tutti, e i motivi sono diversi e anche abbastanza complessi. Però questo mi serve per precisare una cosa, ecco, Benway Series, che è un progetto editoriale, non si radica in un progetto di mercato. E questo va detto, perché se noi avessimo voluto fare dei libri per avere un ritorno economico,
cioè per mantenere le nostre vite, ecco, io non avrei mai intrapreso una cosa del genere. Racconto un piccolo episodio perché è come è nato Benui. Benui, abbiamo incominciato appunto a parlare qui con Marco Giovenale e Michele Zaffarano, qui a casa mia, e un giorno che eravamo qui, Marco e Michele mi chiedono: ma vuoi investire, vuoi aprire in una casa editrice? E io dico: ma per fare impresa, una vera casa editrice? Dicono sì. Dico: ma no, io ho fatto l'imprenditore per tanti anni, ho anche smesso perché non avevo più una vita, non sono mica suicida, cioè non ho queste aspirazioni. Quindi facciamo dei libri, ma facciamolo in un altro modo. E quindi Benway è nato anche su un progetto in cui i libri possono vivere immettendosi in un mercato, ma non seguendo le regole del mercato, ovvero stampo, scelgo e stampo e pubblico quello che vende, che mi fa avere un ritorno. Noi non lo sappiamo quanto ci ritornerà da un libro. Noi facciamo i libri per amicizia, per amore, per passione, facciamo i libri che ci piacciono, nel senso che secondo noi possono avere una buona collocazione nel panorama letterario e poetico contemporaneo, perché va detto, Benui pubblica libri di cosa? Di poesia e prosa nell'ambito contemporaneo, di autori italiani e stranieri. E però non segue delle logiche di mercato, cioè il lavoro che attualmente io e Giulio e i vari collaboratori che a seconda dei libri che produciamo si aggiungono, quindi traduttori e altre figure, lavoriamo gratis. È come quando uno scrive, uno dipinge, cioè il lavoro creativo è un lavoro a perdere come movimento. Poi c'è chi riesce anche a costruirci un patrimonio, ma la spinta di questo movimento nasce da altro. Se io il mio obiettivo nella vita fosse stato quello di accumulare soldi o diventare ricca, avrei fatto tutt'altro, ovviamente, insomma, o l'avrei fatto in un altro modo. No, questo è un concetto molto bello e ne avevamo anche già un po' accennato e ci ho ripensato. Mi fa in verità pensare che più che lavorare gratis sia un lavoro a reinvestimento. Perché come dicevi appunto tu, cioè se cominciamo probabilmente, adesso non voglio entrare nelle vostre tasche, ma a distribuire. No, no, noi non spendiamo nulla, certo. Cioè alla fine poi vi permette poi di costruire il progetto successivo. Quindi in fondo è come un redistribuire al momento in cui poi rimetti in circolo quell'energia per un ulteriore progetto. Assolutamente sì. Sì, questa, diciamo, dissipazione del lavoro che non si trasforma in un ritorno economico, personale, e invece viene distribuito all'interno di un altro libro, realizza il libro successivo. Quindi noi mettiamo magari vari libri nel piano editoriale, poi non sappiamo se li facciamo tra 2 mesi, tra 6 o tra 2 anni. Adesso, tra poco, penso a giugno, uscirà il nostro prossimo libro. E questo però è un libro che nasce col supporto economico del Canada Council for the Arts. A noi abbiamo partecipato a questo bando che eroga dei supporti finanziari, abbiamo partecipato a quello per la traduzione. Sta traducendo per noi Renata Morresi con il supporto di Andrea Raus, che ci ha fatto scoprire un libro bellissimo e importantissimo di un'autrice canadese, ma non di origine canadese, e che avrà questo supporto economico appunto per la traduzione dal Canada, purtroppo non dall'Italia. Ma andiamo avanti con le risorse che troviamo per la strada. Certo, ed è un discorso che mi fa un po', cioè, è molto affascinante e forte il fatto che lo facciate voi quando non lo fanno invece le cosiddette grandi case editrici, che io
ultimamente faccio sempre più fatica a chiamare case editrici perché sembrano più che altro delle multinazionali. Adesso non voglio entrare in discorsi più complessi, però quando viene fatto a volte un progetto di comprare i diritti per un libro di un personaggio che magari è semplicemente un personaggio famoso, sarebbe bello che quel guadagno venisse poi reinvestito invece magari per libri che troverebbero che più difficilmente potrebbero trovare una collocazione, e invece non viene fatto da quelli che se lo possono permettere. Invece lo fate voi che, se uno valuta semplicemente la questione imprenditoriale, non ve lo potete permettere. Ma non è nemmeno nei nostri obiettivi, voglio no, dire. No, certo, però dico, lo fate voi con l'energia, con l'amore che hai detto prima, e mentre chi avrebbe i fondi per farlo, purtroppo non lo fa. Quindi ulteriormente merito a Benway Series e a quelli che lavorano così. Quindi in parte mi hai già risposto, perché dove siete arrivati. Quindi mi hai parlato di questo libro che sta uscendo. Quello uscito nel 2020, nell'anno che insomma, è passato da poco, è un libro importante. Noi abbiamo pubblicato la prima edizione italiana di un premio Pulitzer del 2019, Essere con, grazie per farlo vedere, Forrest Gump, tradotto da Alessandro De Francesco, che ha fatto anche un buon lavoro di commento sulla traduzione in una diretta poi pubblicata su Benue, dove parla della traduzione, che è un concetto molto importante per Benue, che ancora non abbiamo toccato, ma adesso ci arriviamo subito. E questo Forrest Gump ha vinto con questo Essere con, questo libro, il premio Pulitzer nel 2019, però in Italia non l'ha mica pubblicato nessuno, insomma l'abbiamo pubblicato noi ed è un bellissimo libro, insomma, che chi legge anche la poesia, diciamo, chi è abituato a leggere della poesia, non necessariamente la poesia più linguisticamente, diciamo, non voglio usare il termine avanguardia, scusa, perché non mi piace, ma diciamo che sono libri accessibili anche a chi legge la poesia senza nessuna competenza specifica, perché oggi forse si legge anche molta poca poesia, non lo so, ma è difficile oggi pubblicare della poesia in questo senso, perché sappiamo che i lettori non sono tantissimi, ma non importa, facciamo così un lavoro che ci pare di qualità e non è detto che questa qualità debba raggiungere una massa critica, questo è il concetto. Ecco. I vostri libri sono un po' come... Chiaramente Derek Walcott lo intendeva nel senso del lavoro dell'autore, e mattoni nella cattedrale. Ma sì, certo. Ci sono dei pezzi, no, che pian piano vanno a costruire qualche cosa di abbastanza solido, ci auguriamo, ma anche qualcosa che comincia un po' a deviare gli interessi delle persone rispetto a un modello che ognuno ha in mente rispetto ad esempio alla poesia o alla scrittura in genere. E in particolar modo noi abbiamo un occhio, credo, abbastanza attento e forse anche un po' originale sul concetto di traduzione. Okay, infatti volevo appunto adesso che facessimo questo passaggio, sì, di avermi preceduto. La traduzione, i libri Benue sono bilingui, quindi appunto come hai fatto vedere prima il Forrest Gump, e da una parte c'è, non so, testo originale, poi si volta testa a piede, quindi se apri la copertina e la fai squadernare, una copertina al dritto e una al rovescio. E questo è bello perché di distruggerlo. Dall'altra parte. La questione della traduzione non vogliamo dare possibilmente, se quando possiamo, al lettore italiano, se traduciamo un libro straniero, americano, francese, eccetera, soltanto la traduzione italiana.
Ebbene, anche perché sono sempre due libri, il testo originale e la sua traduzione. Adesso non ci soffermiamo sul concetto di traduzione, ma per dire anche il fatto di non avere una traduzione a fronte, ma un testa a piede, è proprio avere due libri. E noi utilizziamo appunto la traduzione da una lingua all'altra, ma per alcuni libri abbiamo immaginato che la traduzione potesse avvenire da un linguaggio all'altro. Anche perché, essendo nato questo Benue Series all'interno del contesto exit materiali fuori contesto, dove c'era ampio spazio non solo per i linguaggi della scrittura, ma anche nelle edizioni successive per linguaggi visivi, sonori, cioè appartenenti a quelle che chiamiamo le altre discipline, abbiamo ipotizzato che un testo potesse anche essere tradotto attraverso un linguaggio non necessariamente alfabetico, quindi poteva essere un linguaggio visuale, visivo, a tradurre un testo. Un caso è ad esempio uno degli ultimi volumi pubblicati, Il volo degli uccelli, dello stesso Giulio Marzaioli, che ha come traduzione una serie di tavole bellissime disegnate da suo nonno Pier Mario Marzaioli. E lui non solo ha collegato due generazioni, insomma, andando a recuperare questo lavoro di suo nonno, ma proprio ha creato un oggetto libro che aveva una parte testuale, ma una parte visiva altrettanto bella, altrettanto forte, altrettanto densa quanto lo era il testo. Densa nel senso come contenuto, no? Perché anzi molto agile come lettura, molto, molto agevole. Mi piace questa cosa che l'immagine possa essere vista non tanto come un qualcosa con un ruolo didascalico, ma in verità una vera e propria traduzione. Molto bella come concetto questo, sì. Sì. Anche un altro libro è quello di Carta del Viaggio di Pietro D'Agostino, che curai diversi anni io stessa, tradotto con A Light in inglese come titolo, che vuol dire molte cose, ma c'era quest'idea di fare un libro attraverso la luce. Pietro D'Agostino, che è un autore che nasce come fotografo e poi pian piano indaga l'immagine fotografica anche senza il dispositivo, ha fatto per Benui un libro composto ad esempio di carta fotosensibile. Questo libro è un libro tra l'altro curato in maniera artigianale, perché l'autore incolla in camera oscura le varie carte sensibili. Poi il libro viene confezionato, è molto bello, le pagine sono cartoncino nero con la carta velina come se fosse un album, e viene in celofanato, chiuso, sigillato, ed ha accompagnato un foglio così con un dialogo tra Pietro D'Agostino e Angela Madesani, ma è a parte. E il lettore è avvertito che quando aprirà il libro, tira via il celofan e apre le pagine, questo libro inizierà a scriversi da solo, si attiverà. È un dispositivo che comincia appunto a raccogliere la luce come materia, a farla depositare sulle pagine, e queste pagine continueranno a raccogliere questa materia luminosa fino a quando, volendo, uno prende il cartoncino, lo stacca e lo metti in un bagno fissativo, ma l'idea è che è un libro che si scrive da solo. Come si può tradurre un libro così? È un libro che è già un processo di traduzione di che cosa? Fondamentalmente delle nostre immagini, perché è un libro che crea un rapporto diretto con la fonte luminosa, con la luce che è ovunque. Non è solo la luce, il libro lo devo mettere sotto la lampadina o i raggi del sole, è un libro a contatto con l'ambiente, con il reale, e quindi è una specie di traduzione della realtà. Ecco, questi sono due esempi abbastanza significativi di come possiamo noi immaginare operazioni di traduzione, di scrittura e di riscrittura. Questa per noi è la ricerca, perché Benue è una collana di cosiddette scritture di ricerca, ed è una serie, e la serie dà, diciamo, ragioni del suo essere. Cioè un libro accostato all'altro crea
un immaginario anche unico di questa collana, perché si guarda la relazione tra un titolo e quello dopo. Non è banale che dopo un certo libro ce ne sia un altro e prima ce n'era un altro ancora. Anche questo scrive un libro a sé ulteriore. Una storia. Quindi mi hai già anche un po' risposto alla domanda come sono i vostri libri, perché abbiamo appunto parlato di questo volume, di questo doppio volume, abbiamo parlato di quell'altro, di libri Marzaioli, insomma, questo mi hai già detto alcune cose. Quindi passerei un po' di altre domande, che mi ero appuntato da bravo studentello. E una era su un discorso che avevamo fatto, legata poi a quello che abbiamo appena detto, il concetto di azione estetica di Benway Series. Vuoi dirci qualcos'altro o pensi che ponderi? No, è giusto che entri quest'idea nei libri che facciamo, perché il fatto di mettersi a fare dei libri di carta, che sono anche molto curati da un punto di vista non solo della stampa, della scelta dei materiali, della rilegatura, non sono i libri che si stampano online, eccetera, non ci interessa. Perché abbiamo scelto di fare questa cosa quando oggi con la stampa digitale e tutto il resto si fanno cose a basso costo, addirittura con l'editoria elettronica e i libri digitali? Perché un libro deve essere... Se oggi un libro ha senso che sia di carta, ha senso che diventi un oggetto. È un oggetto esteticamente bello perché è portatore, la bellezza porta un valore, è inutile. Vivere in mezzo alla bellezza o in mezzo allo schifo fa molta differenza, credo, all'animo umano, si fa meno fatica a concepire e a imparare a vedere anche la bellezza. La bellezza sta poi nelle piccole cose, io non intendo il lusso, non intendo lo sfarzo, la bellezza di un libro non è solo la cura e la scelta del materiale, l'attenzione per la sensibilità del tatto sulla carta, per la dimensione di un carattere, del corpo di un carattere che deve essere ben leggibile, fanno parte di una relazione, credo, amorosa con il testo, con il libro, con l'oggetto libro. E questa relazione amorosa, di passione, di cura, di qualcosa, è un atto creativo per eccellenza ed è importante che diventi, appunto, abbia questa dimensione estetica, abbia questa dimensione di oggetto. E penso che Benway andrà sempre di più verso una dimensione cosiddetta artistica, ecco, laddove noi iniziamo a parlare di superamento dei confini dei linguaggi, ma se ne parla, è un discorso nuovo ovviamente, se ne parla da decenni e decenni. Però l'idea di fare qualche cosa che sia integralmente bella, interessante, portatrice di un valore, Etica estetica, ed estetica. No, esatto. etica ed estetica, dico prima. Estetica, certo, perché c'è anche un impegno. Cioè, un impegno che nessuno ti corrisponde, ti paga, come dicevamo prima. Ed è più faticoso fare le cose così quando devi fare un altro lavoro o altri due per vivere. Mettere tutto il resto del tuo tempo in una cosa che fai fondamentalmente per te stesso, perché non lo facciamo per gli altri, non diciamo, non siamo buoni. Siamo persone a cui interessa mettere al mondo delle cose che reputiamo interessanti, però ovviamente distribuiamo un valore, poi chi lo vuole lo coglie. Ma come stanno facendo tanti nostri colleghi che sono loro stessi, perché va detto, sia io che Giulio Marzaioli, come Marco Giovenale, Michele Zaffarano, siamo tutti autori, prima che editori. Io non mi considero un editore. Io sono un autore e faccio anche queste cose, ma tutto il tempo se ne va, a volte non si dorme. No, infatti mi ero segnato, eravate nati in quattro autori e ora siete rimasti in due, quindi il peso, esatto. Però il concetto di lavoro come atto di amicizia anche. Quindi adesso,
facciamo un salto indietro, o meglio, dall'oggetto libro, quindi da quello che esce dalla casa editrice, facciamo un salto indietro verso il progetto editoriale, verso la casa editrice, e quindi anche come lavorate, e poi più avanti un altro concetto che è quello di progetto tipicamente emiliano per l'idea di cooperazione. Quindi adesso io ti ho buttato tutte queste parole, sta a te metterle in ordine. Allora, partiamo dall'ultima, cooperazione, va bene. Il lavoro cooperativo, lavoro collettivo, lavoro a 4, 6, 8 mani, a varie teste, di cosa parliamo? Parliamo di progetti come quello di Benue, come è stato Exit e molte altre cose che io personalmente ho fatto con altri, possono essere fatte soltanto se si mettono più teste insieme. Laddove anche le mire sono alte, cioè non si fa il lavoro perché si è annoiati, ma si fa perché si ha un progetto in testa. E fare da soli, poter fare tutto da soli è spesso impossibile. Ognuno deve mettere in campo le proprie, non solo le proprie competenze, perché un lavoro, solo fare un libro, è fatto di tantissime competenze, ma veramente tante. Quindi ognuno mette a frutto le proprie competenze, le proprie relazioni, i propri valori, il proprio pensiero. E fin qui nessun problema. Il problema nasce laddove bisogna poi confrontarsi, perché non è mica detto che tutte le volte il lavoro, diciamo, che nasce da più persone sia facile da fare. Bisogna trovare anche un modo per comunicare, per dirsi le cose, per comunicare i propri pensieri. Ci sono stati tanti fraintendimenti tra noi co-redattori, diciamo, della cosa, e bisogna parlare, bisogna chiarirsi, e diciamo che non viviamo tutti a due passi, non so, io e Giulio siamo a centinaia di chilometri di distanza e sono più di un anno che non possiamo vederci, chiaramente. Lavorare così è difficile, bisogna trovare un modo. La cultura, diciamo, della cooperazione è una cultura che non solo concepisce il lavoro come il frutto non di una testa solo, ma di varie forze messe in campo, ma è anche una realtà in cui ci deve essere per forza una suddivisione dei ruoli, e questi ruoli devono essere rispettati, altrimenti non c'è cooperazione. Qui in Emilia c'è una certa cultura cooperativa, nel male, ma anche molto nel bene, devo dire. Insomma, ci sono anche tante esperienze positive, cosa che lo stesso Giulio Marzaioli, che è toscano ma ormai naturalizzato romano, dice qui non la vedo, non c'è, non esiste. Qui da noi il rapporto con il vostro, con chi si occupa di stampare i libri, esatto. E lui è di Colorno, quindi Parma, ed è una persona che ha preso molto a cuore Benue. È stato tra l'altro quello che ha consentito la stampa del primo volume Exit, Materiali fuori contesto, perché ce l'ha sponsorizzato la sua casa editrice Tipografia, stampato tra l'altro in offset, non in digitale, un libro molto bello che è ancora in giro, e ha sposato un po' la nostra causa e collabora attivamente con noi anche nella realizzazione dei libri, nella ricerca attiva dei materiali che oggi diventa difficile recuperare, tra l'altro, e quindi non ci può essere un Benue Series fatto in questo modo senza una capacità, una volontà e una lavoro cooperativo. Scusami, ti ho perso. Ok, si era congelato un attimo l'immagine. Puoi ripetere quello che stavi dicendo? Sì, dicevo che appunto sarebbe stato impossibile fare un Benue Series come un Exit, Materiali fuori contesto, altre cose, senza appunto questa mentalità cooperativa, questo atteggiamento dove anche i meriti vengono suddivisi come i carichi. Cioè, ci deve essere, non si può capitalizzare il lavoro collettivo ai propri fini personali. Ecco, questo però succede, diciamo che di solito succede, e vabbè, va messo in conto.
Bene, adesso la Benway Libri l'abbiamo più o meno studiata, raccontata e vista. E ci vuoi parlare di Benway Fogli? Sì, i fogli sono un progetto che è nato, credo, un anno dopo, credo nel 2014 o nel 2015, adesso non ho ben chiare le date. Ma è un progetto fatto per creare dei testi agili, poco costosi, fatti di un foglio solo, però di dimensioni grandi, che viene piegato in vari modi, e qui io Dunque. personalmente feci uno studio sui varie possibilità di piegare questo foglio in modo da poterlo aprire anche in modi diversi. Ad esempio, c'è il libro senza fine, c'è la fisarmonica, ci sono vari tipi di pieghe che si possono fare, che vengono, e quindi il testo deve stare dentro questo foglio di queste dimensioni. Poi l'autore può valutare la piegatura che preferisce, e sono testi che possono avere la predominanza anche di immagini, o possono non avere immagini, possono essere solo testo, ma hanno così la possibilità di essere aperti. Chiaramente hanno due facce. Di solito, appunto, lingua originale e traduzione dall'altra parte, possono essere appesi. Ecco, Giulio ha quasi tutta la serie appesa, incorniciata a casa, di questi fogli, che diventano poi opere d'arte, diciamo, opere grafiche, da guardare oltre che da leggere. E sono fogli racchiusi in una copertina, stessa grafica dei libri, e ne faremo uno prossimamente, ne abbiamo già uno in programma, e così è una forma parallela alla forma dei libri Benny, che però ha un costo diverso ed ha anche un'agilità diversa, e delle possibilità diverse di utilizzo proprio dell'oggetto. Certo, insomma, tra l'altro li avevo anche cercati perché me ne regalarono un bel po' di anni fa due, uno tuo Sì. e un altro che in questo momento, devo dire la verità, non mi ricordo, ma non li ho trovati, forse essendo fogli mi si sono persi. Sì, sono proprio minimi, Me lo so, esatto. però insomma hanno questa loro vita autonoma, diciamo, sono anche più semplici da realizzare. E tra l'altro, una particolarità, vengono, la tiratura naturalmente limitata, ma vengono piegati proprio da Raffaello Gabbi e dai suoi collaboratori, quindi la TLC, diciamolo, è l'editore della collana Benway. E Raffaello Gabbi, che è titolare di TLC, fa fare queste piegature a mano, e dove è l'osso che fa la piega, questo strumento che serve proprio per definire la piegatura, e quindi c'è questa manualità. Non è una macchina che piega i fogli, perché sono anche abbastanza spessi, e devono essere belli quando si aprono e quando si richiudono, e hanno questa caratteristica, ecco, molto artigianale. Bene, allora io le domande che mi ero preparato, il discorso che volevo impostare, poi l'abbiamo anche poi impostato insieme con le tue risposte, le ho finite. Hai qualche punto che ti sta a cuore che vorresti o riprendere o aggiungere a quello che ci siamo detti fino a questo momento? Ma ho parlato tanto, sinceramente, Quello ho sì. toccato molti punti. In questo momento sono molto concentrata sull'ultimo libro, ci stiamo lavorando veramente. Che hai detto che uscirà a giugno? Io uscirò a giugno, perché devo uscire a giugno, perché ci sono delle scadenze da pubblicazione. E speriamo che Benway cominci ad avere una diffusione a livello di conoscenza un po' più ampia, perché questo ci renderebbe il lavoro un pochino più facile. Perché vorrei dire questo: un impegno gravoso del fare libri è la loro diffusione a livello di conoscenza, cioè il marketing che è legato ai libri.
Mi ricordo anni fa, avevo più tempo, anche più forze, mi occupavo anche io, anche altre di Benno, e di fare piccoli video pubblicitari da mandare in rete, anche un po' particolari, e tutta una serie di post, recensioni da chiedere, da far fare, perché un libro deve, la gente deve sapere che è stato pubblicato. E non è oggi quante cose si pubblicano in rete, ci sono miliardi di informazioni, il problema è farsi leggere, no? Far leggere che è uscita una cosa, eccetera. Quindi se questi libri potessero avere una diffusione a livello di conoscenza, di pubblicitaria, diciamo più estesa, questo per noi ci toglierebbe un gran pezzo di lavoro che tra l'altro non è il nostro mestiere, non ci piace fare. Quindi ecco, penso che se un libro ha la possibilità di informare, se c'è la possibilità di informare le persone in maniera molto larga che un libro esiste e magari è un libro che è particolare, non c'è bisogno di urlarlo continuamente tutti i giorni: è uscito questo libro, compratelo. Poi un libro deve poi anche avere la forza di andare avanti da solo, a un certo punto deve colpire, ma se non ha lo spazio Certo. e l'ascolto adeguato, in pochi lo recepiscono. Quindi ecco, il problema di Benui, come di altre realtà editoriali, ce ne sono tantissime in Italia, insomma, molti miei colleghi, dicevo prima, fanno anche questo lavoro, oltre che fare gli scrittori, e fanno tutti dei libri bellissimi, che non trovi in libreria o fai fatica a trovare, ecco, avessero la possibilità di essere più diffusi, avrebbero anche forse un mercato un po' più ampio. Io penso così, sinceramente. Quando vedi, alcuni nostri libri sono entrati in corsi universitari, vengono studiati e chiaramente li si vendono. Vabbè. Vengono venduti perché gli studenti li comprano qui o se li scambiano, comunque girano. Ecco, quello che ci interessa è che i libri vengano letti. Le università, noi abbiamo fatto diversi incontri nel passato a Roma 3, agganciando le università o i docenti universitari per creare un interesse anche attraverso gli studenti, le persone più giovani che sono. Noi parliamo a quei lettori fondamentalmente, sono loro, insomma, che sono il domani. E questo, ecco, poi peraltro, ora come ora non saprei. Quindi speriamo con questo incontro di aver messo ulteriormente in giro, no? Come una palla che non si deve mai fermare, quindi aver ulteriormente aiutato a mettere in giro il pensiero alla vostra casa editrice, al vostro lavoro. Quindi io, Mariangela, ti ringrazio davvero tanto e quindi in bocca al lupo. In bocca al lupo per tutto il vostro lavoro e magari ci rivedremo per parlare di quel libro tradotto da Renata Morresi, che tra l'altro è traduttrice bravissima, che mi ha aiutato recentemente per una traduzione, quindi insomma la duplice ringraziamento. Quindi grazie ancora, alla prossima. Grazie a te Alessandro, ringrazio Bologna Martina, Elettriche, Martina Campi, Bologna Elettriche, Martina tutto. Martina Campi che ci sta dietro e ci mette a posto tutte queste nostre sbavature. E alla prossima. Campi. Alla prossima, buona giornata a tutti. Ciao. Ciao.